Siamo nella versione dove c'è il Warden, ragazzi, e oggi dobbiamo andare sottoterra, qua, proprio sotto queste caverne qua. Io so che si trova qua, perché ovviamente mi sono teletrasportato, ma prima perché qua, allora, praticamente ci sono le Ancient Cities, che se non sapete cosa sono, sono tipo delle strutture nuovissime, tipo delle città sottoterra, che saranno fighissime, vedrete, infatti adesso ci andiamo. Allora, prima di tutto dobbiamo andare sottoterra. Ok, piccone in pietra, mi sono fatto un po' tutti gli attrezzi in pietra, adesso vediamo un attimo. Allora, se scendiamo qua sotto, ok, non c'è niente, mi sa che dobbiamo andare a cercare un'altra caverna. Dobbiamo continuare a scendere sempre più, ma come vedete qua queste caverne sono tipo immense, sono roba infinita. E rischiamo sempre di morire perché è stra difficile, soprattutto io non ho un'armatura di ferro, raga, quindi morirò. Soprattutto voi non avete idea di quanto il Warden sia complicato da uccidere, raga. È tipo complicatissimo, cioè io così, vi giuro, sono andato in creativa prima in un altro mondo e ho ucciso il Warden, ma tipo con la spada di netherite ci avrò messo tipo 20 colpi, una roba del genere, ma anche di più di 20 colpi, raga, è veramente una roba difficilissima da uccidere. Quindi voi immaginatevi ora io tutto così, non ho niente sopra, sono qua nudo, senza armatura nel senso, e quindi come faccio io ad ucciderlo se mi spunta davanti? Ci rendiamo conto che è un pericolo straordinario. Allora, qua c'è, vedo del ferro e lo prendo il ferro perché per carità ci serve tantissimo. Addirittura dei lapislazzuli, vi immaginate se troviamo i diamanti? Io non ho nemmeno il piccone in ferro. Ho un po' di ferro ora, però ne devo trovare altro perché, boh, l'armatura in ferro mi serve tantissimo. E qua sto continuando a scendere, quanto continua? E allora, altro ferro qua, vicino al creeper. Non è proprio una delle migliori idee che mi sia mai venuta in mente, questa. Però, allora, accendiamo la musica perché molto caruccia, se no senza musica è bruttino. E la 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 la, signor creeper, non si permetta, sa perché potrei innervosirmi. Però ha fatto bene a liberarmi un attimo la strada. Adesso metto anche una torcia così almeno si vede qualcosa. Sarebbe una buona idea. Perché Duni, se non si vede niente, poi dopo come fai? Stupidino. Ok, adesso andiamo, forza, perché non abbiamo altro tempo da perdere. Qua, però sto scendendo da mezz'ora, raga, io non sto scherzando, cioè. Ma basta, ma cioè, quanto caspita devo andare avanti a scendere, cioè. Ancora! Che pappole! E dai, mi devo craftare altre torce pure. Ma pensa tu sti stupidini che mi devono fare. Guarda, io vorrei dire tante cose in questo momento della Mojang. No, scherzo, dai, voglio benissimo la Mojang. Hanno fatto benissimo a fare questi nuovi aggiornamenti, ma dovrebbero, diciamo, velocizzarsi un attimo coi tempi, secondo il mio parere. Ed è tutto per scherzo, sto dicendo chiaramente. Era solamente un'osservazione così. Vabbè, perché mi sembravano un po' lentini, ma per scherzo sempre. Comunque andiamo avanti, sennò qua mi denuncio. Volevo dire, qua vedo qualcuno sotto. Ok, forse le città sono vicine, sempre ammesso che ci arrivo alle città senza morire. Sarebbe opportuno non morire, magari. Ok, qua ho 18 di ferro. Devo prendere altro di ferro. Porco struzzo! Vabbè, sentite, facciamo un altro taglio. Sì, ho capito, ma questo video è pieno di tagli. Io non ho voglia di far tagli. Ora che ho il ferro e ho anche messo a cucinare la carne, io direi di farmi tutte le cose in ferro. Vabbè, il piccone sì, la spada e basta, ma poi anche l'armatura soprattutto, perché sapete come ci servono tutte queste cose qua, se no mi sa che ci moriamo. Molto bene, cosa ho fatto? Ci ho messo qualcosa in più che non dovevo metterci, perché non era necessario, insomma, no? Ci siamo capiti? Adesso mi metto l'armatura, ok, almeno adesso abbiamo un po' di protezione. Forse pochina. Adesso, però, dovete rendervi conto che qua sotto ci sono le città, ok? Proprio sotto qui, credo. Da qualche parte qui in giro dovrebbe. Me lo sento, il mio fiuto da mastro. Ma santa Maria. Ok, forse vedo qualcuno. Ho visto qualcosa, mi sa. Raga, se sono le città. Ho sentito rubare. No. Aspetta, una musica più. Più epica. No, questa. Vabbè, questa fa paura, però non volevo questa, volevo... Raga, ho trovato le caverne. Sono queste! Oh mio Dio! Che figata! Raga, voi rendetevi conto di cosa abbiamo qua davanti ai nostri bellissimi occhi? Ok, no, mi sa che non vedete niente. Infatti adesso mi darò la night vision. Allora, effect, give... Dunis, adesso vedrete tutto quanto, perché se ora non vedete, adesso invece vedrete. Eccole qua! No, raga! Di cosa stiamo parlando? Scusa, di cosa stiamo parlando?
ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, vero? Perché se... Adesso scendiamo, stiamo attenti, per carità. Allora, adesso qua la sfida sarà un'altra. Sarà cercare di sopravvivere, sempre ammesso che il mio piccone non mi si rompa. Dai, dammi il piccone, non rompere le palle. Ok, allora, devo muovermi, perché non sono impazientissimo. Devo capire bene come funziona sta cosa qua. Allora, forza, vai, veloce. Ok, ci siamo quasi, Allora, vado da questa parte. Ok, devo ancora scendere di più. Ma sai cosa? Ma a me che caspita me ne frega. Adesso magari muoio, ti immagini? Sperando di no, dai. Ok, perfetto, non sono morto, tranquilli. So benissimo capire quando muoio. Oh, meno. Oh, scusate per questi versi. Ma guardate qua, raga. Cioè, questo... Voi ricordatevi le caverne di Mer che c'erano prima. Adesso, guardate qua. Guardate qua. Che voi camminate e vi trovate ste figate davanti ai vostri occhi. Guardate qua che aggiornamento della Madonna che hanno fatto. Era ora, signori, era ora. Mi sa che c'è il Warden qua da qualche parte. Aspetta, qua ci sono dei pericoli. E mi sa che hanno... Ok, mi sa che ha chiamato qualcuno. Mi sa che ha chiamato qualcuno, raga. Fermi. Allora, prima di tutto... È un pericolo. Ho sentito qualcosa. Fermi, per carità. Cosa sta succedendo, raga? Mi sto impaurendo un sacco perché stanno succedendo cose strane. Mi ha dato effetti strani quel coso lì. E non vorrei ripetere questi effetti, se è possibile magari. Ok, no, non posso salire così, però adesso spacco questa parte. Ok, perfetto. Adesso cerchiamo di capire bene che cos'è questo. Perché queste città sono misteriose, raga. Cioè, obiettivamente, hanno dei misteri al loro interno. Cioè, nel senso, guardate qua come sono strutturate. E poi che cosa avevano in mente i signori della Mojang quando hanno fatto queste città? Cioè, che cosa volevano comunicare? Cosa volevano dirci, obiettivamente? Perché secondo me volevano dirci qualcosa. È come se avessero voluto mettere queste città e il Warden nello specifico per un motivo che magari noi non conosciamo. Cioè, magari mi sto facendo tutti i viaggi mentali miei strani da un po' da complottista. O magari no, chi lo sa. Qua, allora, ci sono delle cose... Allora, prima di tutto io non sono complottista, volevo specificarlo perché... non mi piace. Però questa cosa qua è veramente fighissima, raga. Guardate. Che figata! Questo mistero! Ok, vado da quella parte, vedo una cosa. Andiamo da questa parte, dai. Che sono curioso, devo esplorare. Perché, caspita, ma raga, ma... Cioè, sembra di giocare ad un altro gioco. E pensate che questo è vanilla. Questa cosa, raga, è... vanilla. Cioè, allora, so che sembra ormai scontato, no? Che Mojang continua ad aggiornare, però non è affatto scontato. Ehi, cos'è? Non chiamarmi il Warden, per carità. Raga, se qualcuno di voi sa qualcosa, potete scrivermi per favore nei commenti che cosa fanno questi cosi qua wireless, questi cosi qua che fanno le onde, insomma, quei tizi, quei cosi là, insomma. Non so esattamente come si chiamano, anche perché dovrei prenderne uno. Scusate, io voglio vedere come si chiama. Posso prendere... Ok, vediamo un attimo. Scusa, voglio vedere come si chiama. Scusate se perdo tempo. E non posso. Mi sa che mi serve un qualcosa in specifico per prenderlo. Perché so che queste cose si possono utilizzare per circuiti di redstone wireless. Ecco, questa cosa... No, bueno, perché... Sapete perché non è bueno? La madonna, che caspita... Yo! Che caspita era, ragazzi? Scusate questo io così a caso, però... Cos'era? Mi sto cagando addosso. Perché ho l'impressione che... Raga, il Warden! Raga, il Warden! Raga, il Warden! Sto qua ci fa il cool! Ok, allora. Allora, fermi tutti. Cerchiamo di gestircela meglio. Allora, scendiamo da questa parte. Io qua credo che ci sia qualcosa qua all'interno, prima di tutto. Il Warden, no, fidatevi, non volete affrontarlo. Adesso lo affrontiamo anche il Warden, Ma tecnicamente non vorreste affrontarlo. Io ora non mi ricordo più dove caspita era l'entrata o l'uscita. Caspita, raga, aiuto. Continua a chiamare gente strana. Qua c'è una cosa, vediamo un attimo che caspita sono. Ma veramente, raga, tutte queste robe, che figate. Cioè, allora, scusate, questi sono tutti circuiti strani che... Cos'era? Mi sa che è uscito un nuovo Warden. È uscito un nuovo... Raga, mi sto cagando addosso, scusatemi tanto. Allora, cerchiamo di gestircela bene, perché qua mi sa che ci moriamo se non ce la gestiamo bene. Allora, non capisco niente di quello che sta succedendo, perché qua c'è...
sono tutte ste cose, raga? Cosa sono? Ma poi... allora, scusate, ma ci rendiamo conto? Ma come mai devono difendere queste cose? Allora, io sto sentendo cose, io voglio farvele sentire, raga. Allora, perché devono difendere questa struttura? Cioè, secondo me, c'è qualcosa dietro a questa cosa, raga. Pensateci. Cioè, nel senso, c'è un motivo per il quale devono difendere questa struttura. Cioè, magari c'è un segreto in questa struttura che effettivamente io non ho ancora capito, anche perché non... mi piace non guardarmi le cose prima, perché sennò me le spoilerò. La Madonna, guardate che paura! Raga, guardate! Raga, mi cago addosso! Guardate che brutto! Ma fa... cioè, fa cagare, raga. Cioè, dico proprio fa proprio... wow. Allora, un colpo. È bastato un colpo. È servito un colpo. Allora, scusatemi, perdonatemi se utilizzo la spectator. Adesso andiamo insieme sotto, perché devo farvi vedere anche quanto effettivamente sia difficile uccidere questo warden. E realisticamente parlando, io non riuscirò mai ad ucciderlo con una spada in ferro e un'armatura in ferro, perché lui mi ha ucciso con un colpo. E ora io mi chiedo, ma scusami, ma cioè, queste cities qua sotto nell'overworld sono più difficili che quelle là del Nether, per dire. Perché caspita, se qua ti viene un warden e ti fa la bua, e capiamoci bene cosa intendo per bua. Ma poi qua il warden è scomparso. Però adesso tranquilli che rispawna, perché adesso lo richiamiamo un attimo. Ecco, tanto lo richiamano loro, eh. Adesso faccio vedere quanto effettivamente è difficile uccidere sto warden. Questo è efficiency 5, non mi serve una beata minchia. Scusate se ho utilizzato questa parolaccia veramente antipatica. Allora, il warden si troverà da questa parte. Io mi ricordo che era da questa parte. Ce n'era uno, dai, per favore, non possono essere scomparsi tutti. Se no, vabbè, adesso lo spawniamo noi, perché vi voglio far vedere. Voglio far vedere cosa succede. Ok, vabbè, vi faccio vedere, ho capito. Allora, facciamo così. Vado in creativa. Allora, in creativa. Ok, warden. Questo, ok, è l'uovo del warden. Questo è il warden orribile. Avete visto anche come correva prima. Era uno schifo. Però adesso andiamo direttamente al punto. Io, questa voi sapete che è la spada più potente del gioco. È la spada di Netherite, che ha 8 di attack damage. Ok, allora io adesso inizio a spadarlo. Adesso vediamo insieme quanto effettivamente ci mette. Questo warden ci mette un sacco a morire. E se gli faccio anche il danno critico, effettivamente, che praticamente voi non sapete, ma se saltate su Minecraft e fate questa cosa qua, gli fate anche il danno critico. Effettivamente non succede niente. Se non sta succedendo niente, cioè, guardate qua, sembra che effettivamente non gliene sbatta una beata di ciò che sto facendo. Cioè, come se gli stessi facendo il solletico. Avete presente? Come se io prendo una piuma e solletico la pancia ad un Homo sapiens. Che siamo noi, gli Homo sapiens. Scusa se ho utilizzato questa terminologia un po' particolare. Non muore, non muore. Allora, scusa, ma i biologi come chiamano questo signor warden? Cioè, lo chiamano Homo warden, come... vabbè. Allora, è stato molto complesso da uccidere, avete visto? Ora io mi chiedo, ma cioè, come caspita faccio ad ammazzare un warden se ho una spada di ferro? Cioè, perdonatemi tanto. Allora, stai zitto, non mi urlare addosso, se no devo chiamare zia Gertrude. E poi te la vedi con lei, che lei è una di quelle toste. Vediamo cosa altro si trovano in queste città. Vedete, si trovano tutte queste cose molto interessanti, che effettivamente sono utili, perché poi queste città sono molto complicate. Sono complicate queste città, raga. Queste città qua sono enormemente complicate, perché... cioè, avete visto come mi ha ammazzato? E adesso, tipo, qua ce n'è un'altra cosa. Ok, qua, qua c'è un lead. Qua c'è anche dei libri. Vabbè, dai, cose anche abbastanza utili. Però, vabbè, cioè, si trovano anche altre cose ancora più utili. Bene, io andrei avanti ancora per molto a spiare dentro queste città. Soprattutto, raga, tipo queste cose qua, cosa sono? Cioè, obiettivi... adesso, scusatemi tanto, ma queste cose qua sono molto strane. Sono molto strane, no? Cioè, cosa sono? Sono... sembrano tipo delle tombe che tipo hanno utilizzato, o tipo... non lo so, che fanno spawnare il warden, o... cioè, secondo me ci deve essere una creepypasta qua intorno, perché effettivamente è molto strano. Poi questi che tipi di blocchi sono? Reinforced Deep Slate. Ok. Scusate un attimo, ma questo mi sembra un portale. Io non vorrei dire Flint and Steel. Scusate, ma perché? Non è che per caso questo è un portale? No. Vabbè, non lo so. Ci sono tanti segreti qui all'interno di questo mondo, raga. Scrivetemi voi se volete vedere altri... come dire, altri video sui segreti. Questo non era tanto sui segreti quanto più sul gameplay, no? Del warden. Invece,
Secondo me nasconde tanti segreti queste cities. Secondo me qua ci potrebbero essere anche altre entità nascoste, eh? Che fanno venire caga. Quindi, secondo me, raga, scrivetemi nei commenti se volete vedere altre di queste cose. E ciao.